Felice la grassa, figli della me. Era ora, raga. Puttana, il disco della vita. Non ci... Oh, ma sai che io quest'anno ero veramente in hype per pochissimi prodotti. Uno era Cult, l'abbiamo già fatto. Un altro invece è fallimento, perché rappresenta la mia vita. Allora, rappresenta un po' la vita di tutti noi. Abbiamo fatto un sondaggio su Instagram, come ti vedi tra 10 anni, e tutti hanno scritto, allora, l'80% ha scritto morto, 10% chiatto e 10% pelato. E quindi sono direi io. Che sono morto, chiatto e pelato. Sono un cazzo di trino, ragazzi. E quindi fallimento, se anche tu hai fallito qualche cosa negli ultimi 6-7 giorni, lascia qua un bel like e soprattutto scrivi io puro. Sì, ma io voglio sapere che cosa avete fallito, raga, perché a me faccio scriveteci, allora, risate. I nostri fallimenti li sapete, ok? Sono proprio lì da vedere. Ma però vorremmo sapere anche i vostri, per essere uniti in questa chat virtuale, questa amicizia dei falliti. Come da tradizione americana, Nello non ha scritto i nomi dei featuring all'interno del disco, ma sappiamo che ci sono presenti 3 artistones. Tu vuoi fare l'americano? Tu vuoi fare l'americano? Uno non è Jack La Furia, ve lo dico, spoiler. No, dovrebbero essere Speranza, Inoki e Gue Pequeño. Che però okay, non sono segnati qua nella tracklist. Ora io inizierei a andare proprio a sorpresa e ci godiamo il viaggio del... Ha fatto bene, se no la gente andava solo ad ascoltarsi i featuring. Vaffanculo, pezzo di merda. Vai, napoletano preferito. Salva l'hip hop anche quest'anno. Nell'Uccio Tavern, nuovo album, Grillo, ma sono io che guido, perché a fianco Beppe Grillo. Il perché non serve dirlo, questa tipica che fra per come rappo dovrei andare a San Negro. Il perché mo ve lo spiego. No. Aspetta, no. Fammi spiegare. Lasciatemi spiegare. Perché spiegare qualche barra, scusa. No, spiega le barre mentre le fa, lo fa già lui. Giusto, questo anello però. Grande forma. Vai. Rivendichiamo. Ammazzo tutti i rapper, sì, ma tranne quelli veri. Quindi ammazzo tutti i rapper, sì, ma tranne quelli neri. Per te Eminem è il migliore, perché sei bianco, frate, ma che ti credi? Oh, ma allora Anello la pensa come noi? Suca! Se la prossima è su fibra, implodo. Non può. Però, gran plauso ad Artifive sotto il post di Bo Magazine. Non ti dico niente, non vi dico niente, ragazzi. Andatevi a leggere Artifive sotto il post di fibra di Bo Magazine. Un tossico in più, vengo dal sud, dalla terra dei fuochi, dove tipo ogni respiro prendi tipo 3 tumori. C'ho perdere, io non sono una rockstar, sono Carmelo Bene. Parleranno di me anche quando sarò Carmelo Bene, sentilo. Disprezziamo il talento. Qualcuno deve sentire la differenza tra talento e genio. Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può. Alberi Alti in produzione, che non ha fatto una super produzione di quelle minchia da super produttore tutto platinato, ma ha fatto una roba molto figa, fine a quello che doveva essere un pezzo del genere, cioè sì, funny ma molto serio. In realtà questo è l'all rap che ci piace, perché non è l'all rap fine a se stesso, è dire delle grandi verità o comunque quello che tu pensi di dover esprimere, però senza prendersi sul serio, per non diventare un guru, un maestro di vita o uno di quelli menosi. Bravo. E questo è il rap che è l'unico, tra virgolette, lol rap che mi piace, quello di Nello Taver. Vero. Perché già anche quando tipo Schioffi facevano le scoregge, quelle robe lì non mi piacevano. E invece Nello Taver ti dice delle cose, e lo dice senza fare il menoso e ridendo, perché la sua attitudine è simpa. E poi scusa, l'ultima cosa, il flow da rottura di coglione anni 90. È uno che ti devo dire, capito? Te la dice, affanculo. Ah, ti anniento io con il mio flow di rottura di coglione. E anche il timbro buttato a merda. Bellissimo. Bravo. Andiamo. Un amaro. Però vedi, questo è un concept che io rispetto in tutto e per tutto. Cioè, non c'è una sperimentazione, c'è un concept qui. Un amaro o ti sparo. Io, tu, Focess, se sono minimo alla settima Ceres. Quando vega che lo fai, lo giuro che non sono il dio di questo alcol. Chiamami Nettuno, mi bevo il primitivo, divento un... Mi serve un amaro, molto fine, dammelo altrimenti come un guardio ti sparo. Un amaro ti sparo, come un guardio. Non è riavolo, non mi faccio tenere Roma Bianca, ripa. Un metto un culo pure a Dua Lipa. Tu para solo raffera, gasona come la Meloni, sono pazzi. Mi lasci con l'amaro in bocca, ordino doppio giro con il Zawa. Non te la date e dici che te le chiavate. Tutte gli faccio psicofisica alterata. Donna in divisa, mi piace, preso 5 euro pacchetto. Spesa a mano armata, sto tutto arrabato. Mi beva con gli H chiuso andando al bello. Non so. Vabbè, cosa dire.
Allora, questo è l'equivalente della canzone delle cannette, però sul bere, no? Goliardissima, per colpa mia, credito a nessuno, no? Di solito è per colpa di qualcuno. Ci sta. Allora, c'è anche quella denuncia sociale, la buttata della serie a Napoli investi nel distruggerti e non nel distruggerti. Ma a me piace questa cosa, no? Piace questo. Cioè, comunque sei un pezzo fanny che puoi canticchiarti per i cazzi tuoi e buttarci dentro comunque della critica sociale, soprattutto in una situazione in cui verte l'Italia in questo momento. Speranza, che nonostante sia un pezzo pop rap, scusami, che nonostante sia un pezzo lol rap, lui rimanga divertente ma molto tagliente nelle cose che dice. Però se ci pensiamo, anche Snoop Dogg ha fatto un pezzo che si chiamava Gin & Juice, quindi ci sta che diceva: mi bevo il Gin & Juice, fumo le cannette, vado in giro a far ascoltarmi la musica, sto sciallato. Quindi diciamo che ci sta, piuttosto che sentire i pezzi che inneggiano gli oppiacei, alla fine questi si bevono gli amari. Detto ciò, volevo dire che Speranza ci ha fatto anche i conti task, cioè 30 euro il pezzo, 10 euro da bere, 5 euro il parcheggio, 20 euro la puttana, alla fine devo fare una rapina per farmi una serata. E c'ha ragione. Vabbè, perché questa è critica sociale, raga. Certo. È inutile raccontarcela. È critica sociale, cioè ti spingono a uscire sabato sera, in realtà dovete stare chiusi in casa come me. Rattusi. Sì, infatti. Divertiamoci un casino che è sabato. E poi, no, capito? Non siamo insieme. Non stiamo insieme. Ah, pezzo della fregna. E poi c'è chi te è morto, non vedo l'ora. Abbi fibra, cazzo. Questo non è un bel periodo per Nello Taver. Sono cresciuto a Tavernello. Ma il 2000? È il 2000? Sì, addio. Le donne non si toccano nemmeno con un dito, ma solo con un dildo. Buon San Valentino, mando foto di diddle. Vai, tenga fila fuori, si ma voglio fa una pelle. Ritornello più forte del 2023. Lo dico. Marcati un lavoro, sti cazzi che non godi, pago l'affitto da solo. Mamma vuole la pillola dei 20 anni dopo. Quando usciamo insieme, non chiedermi le foto. Pendendo, non sai fa, mangelaccio. Ha detto: vuoi farlo indipendente? Non sai farti manchi i lacci. Ah, ok. Ma la pillola dei 20 anni dopo? Vabbè, questa però, cioè, è un meme fighissima. Che esiste, eh? Un meme. Sì? Sì, davvero? Ma gliel'ha fatta MV Killa la sporca. No? È il 2000, fada. Bravo. Ma le sporche ti ha insegnato MV Killa a farle così? Bellissimo. Piazzi merd. Beh, penso bellissima. Mi ha fatto un po' cacare la produzione, perché era quella roba che nel 2010 mi c'ha a cacare. Però se i concerti rap fossero così, ci andrei ancora. Io no. Proprio a sentirmi, minchia. Chi ti è morto? Mi voglia di ballare. Alla danza hip hop ti viene voglia di ballare. Mi youtuber, altrimenti chi te morto. E se quando guidi tu non metti mai la freccia, ti mando un chi te morto che ti secca, coglione. Studi le grinder, ma sembri le balle. Penso chi te morto se vedo le guardie. Sì, vabbè, come nemico immaginario, questo pezzo è dedicato a tutti quanti voi. Capaci da quando è schifo. Bravo! Nuova sveglia, Radia. Me l'ascolto tutto il giorno. È la sveglia. Morgate, ma perché non vi ammazzate? Non vi guardo in faccia, manco avessi lo strabismo. 20 euro al giorno a me sembra più schiavismo. Alla tua età, Valdima, oggi con 10 attestati, fai attestate per un part time. Questa va a tutti vecchi di merda. Un altro detenuto che glielo mette nel culo, anzi no, perché gli piace la giusta punizione, mandarli a lavorare a sta banda scema. A sta banda scema, la chiusa così. Ti è piaciuta, Daniele? Sì, un botto. È il tuo pezzo preferito? No, però... È la nuova molto. Sveglia. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto veramente tanto. Mi piace come tratta la politica, mi piace come tratta l'attualità. Credo che un rapper debba fare questo, fondamentalmente, no? Un rapper, non un b-boy, attenzione, e non uno che fa pop rap. Un rapper deve fare questo. Questo è rap combat, nonostante sia lol rap. Fanni, divertente. Ma appunto perché non si prende sul serio e non rischia poi di diventare un guru. Comunque, sì, in effetti i rapper, al posto di parlarmi di quanto cazzo si sono comprati il Lamborghini, ogni tanto ricordare che ci sono dei problemi sociali. Non che lasciate fare a Fede e poi li rompete anche i coglioni, perché lo fa. Perché voi parlate di minchiate, ragazzi, adesso non è che volevo difendere Fede. Però mi costringete voi a difenderlo. Voi parlate minchiate e lasciate dire le cose importanti a lui, e poi gli rompete il cazzo che le dice lui. Dispensi, sono quattro pezzi fatti per tutti, che possono essere i ragazzini che vogliono divertirsi e l'adulto che vuole cantarsi la canzone. Questo è un pezzo da primo maggio.
linguaggio che puoi mettere anche in manifestazione, sì. ma sono temi trattati che sono la differenza tra quello che è il rap del bambino e il rap sì. di uno che sa che cosa sta scrivendo o se e non che lo cosa sa, sta ascoltando, o se non lo sa Nello cosa sta scrivendo, perché magari dice lui dirà io non voglio farlo impegnato. Purtroppo quello che ne esce comunque è che lui fa l'impegnato. Quindi, è come il Club Dogo. Come il Club Dogo. Dicevano cioè, di non fare politica, ma alla fine era pieno di politica. E quindi tanta roba. Oltretutto, mi hai ricordato una roba che non abbiamo detto sui Dogo. È quando dicono di non voler essere rap politico, ma poi mettono all'interno Sala nel trailer. Non mi piace. Non mi piace. 15 euro per un drink. Non mi piace. Fatica. Non mi piace. Non mi piace. Già è mia, è mia. Ma chiava con mamma da mi piace assai. In Italia i servizi devo fare a così si chiave. Il capo non paga, no non mi piace. Sono io il capo, allora mi piace. Ma la strofa è potentissima, eh? È potentissima tutto. La strofa è potentissima. Ma anche solo a iniziare. Non mi piace, ma per cavallo devo fare. Sì, no, ma poi mi chiudo il negozio e mi apro l'OnlyFans. Il capo non mi paga, non mi piace. Se sono io il capo, mi piace. Ma anche all'inizio, copio Keith Chief mi piace. È una critica che copia spudoratamente. Copiando quello cioè, che stavo Keith Chief ovviamente. Ah, chiava mamma, devo sai che mi piace tanto. Non mi piace. Non mi piace. Non sento la canzone. Io le metto in soca, tu le metti mi piace. Se porto un'altra amica, può riposare in pace. Posso venire in faccia, se chi ha consente taci. Allarghi l'uso che I don't like. Oh. Un grammo è 0,8. Migliore strofa di quel. È impegnato, non lo so, però è a tema. No, no, si è impegnato perché non l'ha buttata lì. Allora io ti devo dire una roba su Gue. Adesso al di là di anche riprendendo il fatto che ha fatto il featuring con Bello Figo, qua il problema non è Bello Figo che fa il featuring con Gue o Nello che fa il featuring con Gue, è Gue che si è rotto il cazzo di sti rapper menosi e c'ha voglia di divertirsi e sta roba è divertente e può sì. comunque dire le sue cose e quante volte abbiamo sentito un featuring di Gue in un disco random buttato lì tanto per qua ha lavorato anche di tecnica. Beh, bello il pezzo, bello, super bello, in tema, bello. Ora io non trovo un pezzo che non mi piace in questo pezzo, in questo disco. Perché? Perché se non ti prendi sul serio, io non sono obbligato a sentirmi obbligato a dirti bravo. A prenderti. E invece mi stai facendo divertire, le produzioni sono anche carine. Sì, sì, assolutamente. E rendono esattamente quello che era, quel rap del 2000, 2010, 2010. No. Beh, questa, beh, l'ultima era praticamente... Kif, detto Luciano. Kif, detto Ciff. Anche stronza, speriamo. Tu sei una stronza e sprochi solamente e solo dov'è Nico? Sarà c'è un plagio questa base, eh? È un plagione. Io non sto simpatico, non preoccuparti amore, sono un evasore, quindi un buon dottore, se ti spezzo il cuore il ma c'è un doppio plagio, una pandetta e uno un'altra roba anni 90. Ma raga, ma è la storia della mia vita, ha raccontato la storia della mia vita questa canzone. Sì. Sei una stronza, sì. Tu sblocchi per niente, è colpa tua se mosso senza niente. E scrocchi solamente. Tu sei una stronza e scrocchi solamente. Produzione bella però. Sì, oddio. Mi ricordava quelle vibe, vamos alla playa e Nico della noce e Nico Pandetta, quindi un doppio plagio, però quello Mike Lee non è cinese, lo sai che contraffaggono tutto quelli. E quell'altro napoletano si sono fatti la joint venture. Ma invece fanno il made in Cina, ma lo fanno a Napoli. Invece guarda bravo, bravo che fanno, che scrivono perché così almeno sembra più esotico. io andrei avanti, è la storia della mia vita, non posso dire nient'altro, quindi bravo che hai scritto la storia della mia vita nel disco chiamato Fallimento. Con l'EDM. Fallimento, ovviamente l'abbiamo detto, ma viene da Tradimento, infatti come vedete la copertina ricorda tantissimo quella di Tradimento di Fibra distorta. E anche il flow ricorda un po' quel fibrello che non ci piaceva tanto, no, in generale. In alcuni pezzi, sì. Massimo Troisi Freestyle, una delle sue serie preferite, dove lui dice delle boiate di una violenza inaudita. E a noi sì. questo piace. Massimo Troisi Easy. Produzione. Amici fidanzo, menticato, è così che
il senato. Momento di distrazione, tuo papà è uno sbadato. Dottore Matto, c'ho lo stemma interflora. Mai studiato chimica, vado in Colombia per la cucina bagnata da un buon Chianti. Mussolini, Stranger Things, perché stava sotto sopra. Anche noi stiamo sotto sopra, ma per colpa della droga fra... Mussolini, Stranger Things, perché c'è il sotto sopra. No? Ma poi solo per fare la... Nello. Solo per buttare... Totalmente gratuita, vai. Nello, la dichiarazione di festa è stata consegnata. Puoi fare tutte le rime che vuoi su Mussolini, ma il disco Mussolini Disco Dance con la dichiarazione di festa. Di festa, ma soprattutto con la voce di Panariello, tutto lo puoi solo sognare. Sogna, sogna, cucciolino. Questo è il disco dance italiano. Italiano! Sto rubando, ricomincia la danza. Io distribuiva la bellezza, io ero in fila per un'altra sostanza. E vi come il grido di Aurora Ramazzotti, Coca-Cola. Mi dissocio, Aurorona, ti volevo dove, come le faceva Fabri Fibra negli anni, nel 2000-2005, dove voleva buttare in mezzo gente dello spettacolo random per chiudere delle rime ultra truci. Sì, questa era l'idea. Però Fibra c'era dei moventi, no? E comunque delle cose riscontrabili. Questa è un po', non lo so, c'è un meme sul clito di Aurora Ramazzotti, chiedo. Ma tu che cazzo vuoi saperne di cosa ha fatto lui con Aurora Ramazzotti? Ma fatti i cazzi tuoi. Ma è vero. Fatti i cazzi tuoi, perché... non spostiamo l'attenzione su queste cose, no? Passiamo avanti. Perché per cambiare un po' vorrei uno chiatto, napoletano, mezza via, perché nel mio ambiente questa gente non si trova e allora... Senti, chi è la mamma di Aurora? Eros Ramazzotti. Chi è la mamma? Miscia. È una chi che fa karate. È uno che fa... Ma tu che cazzo... Hai visto la tipa al concerto di Eros che faceva vedere Minnie e lui diceva: senti, ti puoi vestire per favore? L'hai vista? No. Sono serio, sì, però non faccio i nomi. Lo succhiano anche a te, ma usa le precauzioni. A Milano va così. Madonna, se sei senza parte. Allora, sciolto. Oddio. Io sto ancora aspettando... Io ho paura di sciolto, ma Inoki. C'è Inoki. Secondo me c'è qua Inoki, è sciolto. C'è una cosa che va male, dici sta andando a puttane. Non porto me l'auto all'autolavaggio, ma porto me stesso all'autosabotaggio. Nello spara solo verità, io non ho ancora sentito una cosa sbagliata da quello che ha detto, mai. Nello spaccia verità. Nello spaccia verità. Persona comune, un problema con la droga e col lavoro. Una mi piace tanto e un'altra zero proprio. Il reggae di merda. Tutti bro, in banca c'ho un milione, ma purtroppo di lire. Sono sveglio, non stavo dicendo cosa? Cazzo culo pisello. E dici che non so fare niente. Comunque era la roba che faceva Danti con uscito dai Two Fingers, quando ancora andava a suonare in giro per i cazzi suoi. Il reggae. Sì, c'erano delle produzioni tipo mica ti sparro come Jack, cioè quelle robe lì. Ah, ok. Invece io ho sentito il tema, che è molto interessante, che poi vabbè quel tema che snocciola alla fine, l'ho sentito anche da Ernia, per dirti che non è che Nello scrive cazzate o comunque tanti artisti della scena non vanno a toccare determinati tipi di argomenti, ma quando li fanno magari non vengono così tanto considerati come quando fanno le minchiate. Capisco Lewandowski, super belli come pezzi, ma i pezzi di Ernia, quelli super impegnati, molte volte non vengono nemmeno cantati. Ma i pezzi di Nello invece sono sempre quelli da 08, che mi piace. Allora, Night Sash, io sto cercando di capire dove cazzo può aver messo Inoki. Sarà in Night Session, accordi notturni? Boh, può essere. Andiamo a vedere. Con la voce del mattino c'è la gente che fa jogging, io torno a casa ubriaco tutti rossi miei. Wow. Ma che sono i sottotono? Davvero? No. Neffo è sottotono. Senti. Era più tra Neffo e Graff, secondo me. Troppo. E mi mangio un kebab, forse mi serve. Sicuramente fra facesse sta dranghe. Per dormire faccio un'altra canna. E invece proprio niente. E resto solo io con l'ansia. Dormirò. Aiutatemi ragazzi a trovare la reference del disco, del pezzo. Con la testa che mi scoppia. Tanto Neffa. Figo. Ho un riferimento preciso, ma non mi ricordo. Esserlo è questo. Stava a chi guida di notte con gli amici, qualche spliff e un paio di botte. Vedi nel turbino, non me li scollo. No. Faccio serio? Non mi piace questo intro del ritornello. So che magari
non è un non è suonato davvero. Adesso vediamo se è suonato davvero o no. A meno che Dema non abbia suonato il sax. A me piace, figo. Mi piacciono sentire queste cose. Guarda, ti dico la verità, a me il rap questa volta non è piaciuto così tanto. Nel senso, il modo di rappare. Però è un suo stile, una roba che ha scelto lui. Accetto questa cosa. Pezzo serio, stacca tanto, tantissimo. E quindi è un attimo spiazzante. Però è un bel testo alla fine. Bellissimo ci testo. Sta. Però ancora non ho trovato un testo brutto in realtà. Cioè, a Massimo Troisi al massimo, che era un po' freestylone, però. No, quell'altro. Quale? Massimo Troisi freestyle e l'altro c'era un altro freestyle del genere. Carmelo Bene freestyle. No, ok, allora hai ragione tu. Massimo Troisi era meno di Carmelo Bene. Un po' più leggera, dai. Self-dissing con i Nokia. Self-dissing, beh, ci credo. Credo che sia il pezzo dentro al film. Quale film? Non vorrei dire una minchiata. Questa è la battle rap con i Nokia che c'è all'interno del film di Nello Taver. Che film ha fatto? Come Eminem. Ci ha anche invitato, riminchione. Ma non l'ho il letto, film... l'hai letto tu, io non l'ho visto. Sì, ma te l'ho detto, ma sei un bollito. C'è il film di Nello Taver che potremmo fare tutta non la reaction, secondo me. Ah. Quindi la reaction, sì, è uscito, dove esce? A tutto il film, al film. Dove al film nel magatrofografo. Ma in televisione? Nello, ci mandi il CD masterizzato col tuo film? Per favore, così facciamo la reaction. Però guarda, non ho lettore CD. Come non hai lettore CD? Hai 6.000 euro di computer. Vabbè, non li metti, lettore CD, occupano spazio per gli hard disk. Io non ho più parole, ragazzi, andiamo avanti. Tennis non era per la bamba, non avevi argomenti con la sigla augmenti. Nello Taver la del cazzo da coca, in realtà lui non scopa se non si innamora. Sei un bambino, quante cazzate dici, sei stato fino poi ti odia. Sei ubriaco fatto, perché sei da lucido non vali un cazzo e non prendi coraggio. C'hai fattori dai coglioni, contatta il tuo grafico e pagagli i lavori. Fuori dai coglioni, dai, fuori dai coglioni. Sei soltanto Taver, smetti col rap, torna a rubare. Che cazzo salvi, non ci salva manco più Gesù. Fai una valigia, prendi un Flixbus, tornatene giù. Ti scopri le fè, ti ho visto nel privé, con quella la conosco, è un uomo. E smetti di far finta con le Zaurentis. Tu sei vecchio dentro, sempre che ti lamenti. Iscriviti alla Virgin, addonte bugie. Inoki è il tuo fan numero uno. Fuori dai coglioni, dai, fuori dai coglioni. Quello è un uomo. L'autodissing. Con Inoki l'autodissing, ma hai vinto. Ma sei genio, sei genio. Tu sei genio e fai quello che puoi, come diceva Carmelo Bene. Mi piace un sacco, mi piace, ma mi ha emozionato, mi ha fatto divertire. Sì. Chiudiamo un attimo il discorso Fanny, perché io so che questo pezzo è molto pesante. Sì. Il prossimo, sì. Nelluccio Story. Nelluccio Story? Sì, mi hanno detto che è molto pesante, mi hanno detto ci rimanete male. Non so perché, non so per come. Quindi prima chiudiamo, in modo che sennò poi parleremo solo di quel pezzo. Il disco è bello, è un bel disco. Forse non divertente. È un disco che ti puoi ascoltare tutto il tempo. Non ti farai le maratone di ascolto di Nello Taver. Ma secondo me con gli amici o anche i concerti suoi, questo lo canti. E non è da sottovalutare a livello concettuale questo disco. No, ma perché sai cos'è? È divertente come sound. Non è pretenzioso. Non è quella roba totalmente stupida alla Bello Figo, che è comunque il capo della trap in Italia. È una cosa che ti puoi mettere anche mentre giochi a basket e poi sbagli tiri perché ti viene da ridere, hai capito? Sì, da che reazione, hip hop. Sì, questo è figo, è divertente e anche intelligente, perché ridi ma ti fa anche pensare a delle cose. Più c'è anche un pezzo conscious, e adesso arriverà anche il pezzo quello piangione. Ti devo dire, mancano gli scratch, ma non c'aveva i soldi, quindi va bene. Però c'era Inoki, porca puttana, poteva fare. C'era Inoki che comunque, se non o li o metti di scratch in disco o metti Inoki che fa da scratch. Sì. Rick, scusa, questo me l'ero perso. Allora, esatto, se non avete i soldi per lo scratch, chiamati Inoki, senti Inoki, non ho i soldi per lo scratch. Mi fai uno skit che almeno recupero? O te li fa fare lui con la bocca? Che comunque scratch di Inoki con la bocca e hai vinto. Allora, per ora il disco per me è un 7 al 10. Ok. Un 7 al 10. Sì, perché è scorrevole, non mi ha rotto il cazzo, non ho skippato niente. Ci sono dei bei featuring. Ed è figo. Featuring belli, featuring ed belli. È figo. Ed è figo. Pensavo di dire Nello che palle, lol rap, che coglione, ancora a fare le pizze. E invece è un bel disco, vaffanculo. Varissimo. Nonostante io abbia oggi un mal di testa abbastanza consistente, perché ieri ho esagerato con il cognac. Ho esagerato col cognac. Mi sto divertendo. È giusto che sia così. Guarda, quando la musica ti fa pensare ad altro e ti auto-heal, ti autocura, è una figata. Nelluccio Story, pronti per questo viaggione?
Vanes, allora 2024, cosa mi potrà raccontare di così importante? Allora, raga, se non avete ancora messo il like, provvedere e scrivete qua sotto dove avete fallito quest'anno voi, come sempre. Ci vediamo in ogni giorno quest'anno. Ci vediamo la Games Week. Se riusciamo, Stand vi portiamo Monster. Anche. Allora, io non vi prometto niente. Però, se riusciamo, portiamo dentro i Nokia e nello Taver allo Stand Monster della Games Week. Se no, ci siamo noi con tanti altri ospiti e vi facciamo anche provare delle cose fighe. Guarda. Dell'Activision, non ho detto niente. Posso dire una cosa io? Che, sì. Raga, io COD 1 ho giocato. Se signori di Activision e signori di Monster, se mi mettete a sfidarmi contro Cristina Scabbia, mi fa un bucio de culo così quella signorina. Ma io sto in crew con lei. Nel Lucio Story. Novembre di 28, 98 vengo al mondo con un gemellino che purtroppo è morto. Non ne ho mai sentito la suora che mi picchia. La stronza all'inferno mi rendeva quasi infermo, ma è pure colpa sua se mo bestemmia il padre eterno. E di colpa a complessarmi non mi vedevo il cazzo, l'importante lo vedessero gli altri. La vita è una sola. Chi è Mecna? No, no, no. Essendo un cucciolone sono diventate amiche. Perso i 15 anni sfiorando il cometilico. Con i miei compagni che mio padre muore. Spingo nello Taver per esprimere il dolore. Da quel giorno mi sono ripromesso pure alla PlayStation. Anche se la PlayStation ogni tanto, E dopo muori. Ah, è finito? Sì. Purtroppo. È una sola e una sola. È bellissima questa cosa. Tanto sotto gli occhi di tutti che non ci avevo mai pensato a questo gioco di parole, bello. Senti, mi ricordo tantissimo quel tipo di umorismo che mette Giancane nei pezzi. Vabbè, questo ovviamente ha un imprinting molto più conscious. Anche se non ti fa pesare le cose pesanti che ti ha raccontato, perché ti ha raccontato il fatto pesante e subito dopo ti ha detto, l'ha sdrammatizzato e l'ha snocciolato con una tranquillità tale da poter fare delle battute e giocare, fare dei giochi di parole sulla tragedia o comunque sul fatto che l'ha segnato. Questo è un bel modo per descrivere una problematica o una vita, una crescita. No, secondo me ti ha proprio fatto un quadro di quella che è la sua attitudine alla vita. Ti ha detto, io ero ciccione, non me le davano, non mi davano per il culo e rido di tutto, anche della morte. Infatti la satira, il black humor è quello, affronti i drammi della vita dicendo, vabbè, ma sai cosa? Tanto è tutta una merda, comunque puoi scegliere come prendertele le cose, no? Se prenderle ridendo e se la tua attitudine è quella, tanto, tanto bene per te. È il motivo per cui io non avevo amici. Perché? Perché ero sempre troppo a fare il simpatico che poi passavo per coglione, no? Quindi io la capisco questa attitudine, certo, di voler sempre estremizzare tutto perché tanto o così o così. Ed è figo, anzi, pensavo fosse un pezzo piagnone, invece è un pezzo giusto. Beh, sì, non è. Perché ti ha detto le cose sue, conscious, anche drammatiche, però con la sua attitudine reale, che è quella verso la vita, no? Dello sballarsi, di ridere e di non prendere niente sul serio, no? Mi ricordava Miss Doublefire, te lo ricordi il film? Sì, 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 cazzo. All'inizio lui divorzia perché sua moglie diceva: non prendi mai niente sul serio, ridi sempre, scherzi sempre, sembra mia moglie, che due coglioni. Cioè, già la vita è una merda, se manco in casa posso ridere e scherzare, certo. Ti sei sposata a un comico, porco. Adesso che cazzo vuoi? Grazie Nello per averci fatto sentire una musica bella stamattina. Ricordo ai ragazzi che faremo il mixtape della stalla, quindi la stalla DLC, lunedì alle 15 in live su YouTube. Su Twitch. Quindi, se state su Twitch. Sì, su Twitch, e poi verrà ricaricata su YouTube quando la montiamo. Grazie per aver seguito. Fidate a me, fate sapere qua sotto il vostro fallimento, come diceva il buon Barlo. E ci vediamo. Il mio più grande fallimento è essere povero perché ho deciso di sposarmi. Il mio più grande fallimento è non essere riuscito ad avere un'infanzia e adesso piangermi addosso. Ma quello è l'attitudine, non è un fallimento.